Io voglio un uomo che sappia pagare la mia anima. Sì, sì! Perché non provi a essere come tua sorella? Io voglio decidere della mia vita. Nessuno fa la fila per quelle come te. Siete la sorella di Elena. Voi siete da sposare. Come dite? Devo farvi un annuncio. Vorrei chiedere la mano di una giovane donna. La duchessa di Baviera. Elisabeth. No! Per grazia di Dio, io qui vi dichiaro marito e moglie. Un matrimonio d'amore è forse permesso? Proviamo qualcosa di nuovo. Ce la faremo. Insieme. Sarà l'imperatrice del secondo regno più grande d'Europa. Qui si tratta di avere un erede. È il tuo unico compito, quindi adempilo prima di cercarne un altro. Io voglio di più, Franz. Non posso restare imprigionata. Se qualcosa non si piega, può essere spezzato. Avremo un'imperatrice. È l'occasione che aspettavamo da tempo. Ma che cosa? Benvenuti alla corte di Vienna. La contessa Leontin von Apafi dalla lontana Transilvania. Vostra Altezza. È dal giorno delle nozze che aspetto di parlarvi e non riuscirei ad aspettare ancora. Conosci quella donna? In questa corte ciascuno ha il suo piccolo ruolo. Il mio compito è di intrattenere. Ora sono qui. Presto cambieranno tante cose. Voglio che tu sia al mio fianco. Fammi governatore di Boemia. Tu non sei uno statista, Maxi. Maledetta razza imperiale! L'imperatore si è molto indebolito e il popolo non è più dalla sua parte. Lasciatemi qualche giorno e saremo pronti. È alto tradimento. È punibile con la pena di morte. Ci devo provare. Mostrate all'esercito russo che noi non vogliamo dare battaglia, ma che siamo pronti a combattere in qualunque momento. È finita. Dico io quando è finita! Queste persone dovranno morire. Getta via il coltello. Per il popolo! L'hai tradito. Non potrai mai più tornare a Vienna. Credete tutti di poter cospirare alle mie spalle senza che io me ne accorga? Di che stai parlando? Non rivedrai mai più mio fratello! Io amo solo te. Ha appena comunicato al popolo che aspetta un bambino. Ah, davvero? È una meravigliosa notizia.